evidentemente doveva far vedere molte partite, molte immagini. Modena Carrarese, Carrarese squadra sempre molto molto scomoda. Sì, squadra che lottava, correvano, picchiavano anche. Picchiavano il giusto, anche di più. Quindi da buoni toscani e niente, è sempre stata un avversario molto ostico, quindi... E qui, ecco, vedi, a riprova c'è il fallo da rigore ai danni di Del Nero, che secondo me deve essere il padre di giocatore del Brescia, anzi oggi è della Lazio, ex del Brescia, il fallo da rigore e... C'è proprio la trasformazione di Del Nero. Attaccante che marcavo io, sempre scomodo. Sempre scomodo, sì, vero? Molto estroso. Erano, sì. Erano delle battaglie. Per la seconda volta il Modena in casa si trova sotto. Però è chiaro che proprio in queste circostanze che si vede la forza del gruppo, come dicevo, le capacità anche di una squadra. Giovanni Re, colpo di testa, questo è Antonio Torroni. Sì. Non male come elevazione, non male. Vedi che avevi queste velleità. Qui intanto vediamo Re ancora, il suo tiro, la deviazione col braccio, però per l'arbitro non è calcio di rigore. Il Modena chiede con insistenza, rivediamo anche dal basso l'azione. Qui no, c'è l'azione successiva, ancora il tiro di Torroni. Sono io, sono. Sei tu, eh? No, mi accorgo anche perché poi magari, sai, a volte quando si gioca calcetto nelle partitine mi schiero sempre davanti. Quindi, si vede che, quindi la voglia. C'è la voglia, c'è. Qui e c'è. Qui Giovanni Re, che pareggia. Però siamo già alla metà del secondo tempo e c'era l'incubo di una sconfitta, però questo pareggio rilancia chiaramente il Modena. Però il Modena vuole vincere. Ancora Antonio Torroni, veramente devastante, insomma, inversione attaccante. Il portiere del Carrarese, che rivediamo anche qua, è una bella parata, si chiama Tanagli, c'è un nome direi che è tutto un programma. Qui c'è Massimo Mezzini, ancora Tanagli, e il Modena non riesce assolutamente a sbloccare questo 1-1 che comunque era già, rispetto allo svantaggio di partenza, un buon risultato. Ancora Antonio Torroni, cioè, questa partita veramente ti saresti meritato almeno un paio di gol. E